Hi, welcome to Recipe Friday. So if you are English-speaking human being, I recommend you to go down below to the description and find the minute, exactly minute, where the English starts. Where, because I make this recipe, first I'm going to explain in Italian because this is my channel, I speak in the language I want. And second, I'm going to want to do it in English, so if you see it from the moon or from Saturn, you're going to understand this. Allora, eccoci qui. Oggi andremo a fare una ricetta tipica toscana. Non perché è una ricetta tradizionalmente toscana, ma perché qui siamo in Toscana, si vuole di fuori, qui siamo in Toscana e quindi è una ricetta tipica toscana, oh, punto. Allora, questa ricetta si chiama il riso ai lockdown. Allora, in onore al grande lockdown del 2020. Allora, qui, per andare diretti nel discorso, no? Per non sperare tante alzate. Allora, qui abbiamo le verdurine miste. C'è un po' di tutto dentro, c'è anche dell'ananas, da quel non so che di foresta amazzonica, veramente toscana. Però il riso deve essere rigorosamente basmati. Se non ci avete il basmati, poi va bene anche il jasmine, però se non è basmati, uno è lockdown. Allora, qui andiamo sullo sponsor ufficiale di questo video, che è la macelleria Capocasa Duciano. Vedo io le proteine di quelle buone! Casa Capocasa Nieri, perché è diventata del Nieri, il suo figliolo, però insomma è del Lucianino, no? Per chi non sapesse chi è Capocasa Luciano, è il macellaio migliore del mondo. E qui ci sta il petto di pollo ruspante, pettino di pollo classico toscano, sponsor ufficiale. Allora, come prima cosa andiamo a tagliare questo pollo in pezzettini amabili. Fondamentale che siano amabili, perché se non so amabili non è lockdown. Allora, piccola introduzione sul lockdown, sul riso al lockdown, come è stato ideato. Allora, è stato ideato da il sottoscritto e mia madre durante il lockdown l'anno scorso, si era ingabbiata in casa e per nutrirci si mangiava il riso al lockdown. In più, era il periodo, no, di marzo-aprile, no, potatura degli ulivi. E quindi bisognava, insomma, mangiare roba nutriente, no, perché insomma c'era da potare l'olivi, no? Ho detto potare o calcolare l'olivi? Vabbè. Allora, quindi, insomma, sapete bene, anche se avete visto il mio ultimo video, spero l'avete visto, se no non so veramente cosa ci fate qui. Insomma, avete visto, mi chiamo allenarmi, no? E quindi se ti alleni, devi mangiare il riso lockdown, perché è un riso nutriente, un riso leggero, un riso speciale, e insomma, posso esagerare, perché veramente è una ricetta toscana. Quando si è tagliato il pollo a pezzettini piccini, picciò così, si va a buttare via l'involucro del pollo, perché qui non ci serve, si butta via così. Allora, andiamo al dunque. Olio rigorosamente di cocco, perché dovete sapere che l'olio di cocco è tipicamente toscano. L'olio di cocco, perché dovete sapere che qui in Toscana, specialmente a Radicondoli, quando sono grandi annate, gli olivi fanno noci di cocco a seconda dell'annate, no? E quest'annata, l'anno scorso, è stata una grande annata, quindi noci di cocco si è fatto 950 quintali di noci di cocco. Cioè, sapete, non ci sono tanti, insomma, tipo un sapore. Lo dovrei da Toscana, lo senti? Allora, se ammetti un cucchiaino così abbondante col dito, si fa aiutare, perché insomma qui siamo in Toscana, no? Quindi si fa le cose un po' così, un po' alla buona. Una noce di cocco così, cioè una noce di olio di cocco, perché dovete sapere insomma che l'olio di cocco fa bene e gli dà quel... si va qui a sfiammare, cioè fa la fiamma qui, fiamma alta, importantissima, si mette a scaldare così. Allora, perché dovete sapere che l'olio di cocco è ricco di grassi saturi, e quindi i grassi saturi fanno bene, diciamo, al testosterone, vi danno il cosiddetto pump all'uccello. Allora, si va a scaldare così, per pelino, e poi andremo a mettere il pollo dentro. Ora, quando l'olio è bello caldo, andremo a mettere questi bocconcini di pollo dentro, così, sac.
porini perché il resto dal gatto. Ma che gatto deve mangiare qualcosa. E ti devi fare rosolare, capito? Le devi far saltare perché se non, se non saltano non si è fatto un bel nulla. Si va a crociare questi bocconcini prelibati qua dentro. Vanno fatti diventare bellini croccanti. Teneri come la merda. Il trucco, il segreto qui, il segreto è metterli a una distanza, diciamo, indipendente l'una all'una, insomma, stando bellini distanti, no? In questo modo cuociono meglio e diventano più croccanti, ecco. Fiamma alta, mi raccomando, perché è freddo, c'è cioè, quello freddo si muore. Perché dovete sapere allora che il pollo, se vedesse il pollo è pollo buono, dovete fare la tecnica del saltino, capito? Dovete farlo saltare così, dovete farlo saltare. Se salta è pollo buono, pollo ha vissuto bene, è felice, no? Perché se non salta vuol dire che non ce l'ha fatta, capito? Invece così è pollo buono, fa la superiore col testo del salto, quindi questo è pollo di qualità. Insomma, sponsor ufficiale Luciano, capo casa, non mente mai. È una cucina poi pazienza, perché la cucina buona è quella paziente, no? Se pensi di fare cose in fretta, così per non trovare, quindi devi fare con calma, devi fare cose moderate, ponderate, meditate, non fate per benino, no? E in più quando senti questo profumino di olio di cocco nel soffriggere, quello è proprio il profumo del lockdown. Cioè proprio immaginatevi di essere nel mezzo agli ulivi, e vi viene fame, no? Andare a casa, mettere il polletto a cuocere, c'è questo profumino croccante, buono, che vi risveglia l'appetito, diciamo. Allora, poi ovviamente il pollo deve essere consumato a previa cottura, quindi... Allora, fiamma alta, fondamentale, poi andiamo a pigliare una forchetta per girare questi polletti, questi bocconcini, uno a uno. Fondamentale, questo è un processo fondamentale, che ogni parte deve diventare bella croccantina così. Ricetta ideale per gli uomini adulti, vecchi e bambini, proprio, e anche per le donne ovviamente, cioè non voglio fare, cioè. Anche per, insomma, anche per cani, per gatti, insomma, è una ricetta spettacolare. Pazienza un pochino, quando vedrete che ogni parte è bella croccante così, voi pensate sia finito il discorso, ma non è. Ora andremo a prendere il sale vero, quello vero del presidio slow food, fondamentale se vuoi stare lì, se no nel lockdown, e andrete a salagnene così, a buttargli il sale sopra per benino così, per dargli quel per non so che di salato e saltare ovviamente. Tipo concini, ecco, questo è quello che dicevo, no? Quando saltano così è pollo buono. Quando fanno così vuol dire che è un pollo che ha vissuto bene, felice, contento, che sta affettato, no? A questo punto il pollo è pronto. Andiamo a pigliare le verdurine così e si mettono dentro. Ragazzi, ripeto, ricetta tipica toscana, non perché è fatta da, tramandata dalla nonna, ma perché qui siamo in Toscana, quindi la ricetta è toscana, cioè, non sottovalutare questa parte qui, parte importante, ogni ricetta che fa in Toscana è toscana, l'importante è farla saltare così, no? Se non salta non è lockdown. Allora, ok, non mi sto scaldando anch'io, però mi sto scaldando perché si arriva nel momento chiave importante, il riso, quando metti il riso così, è importante farlo cadere dall'alto verso il basso, è importantissimo, e fa quell'impatto che ha sulle verdure e il pollo in cottura, deve essere un impatto fulmineo così, fondamentale. A questo punto aspetta un pochino e faccia reazione delle molecole idrogeno, ossigeno, azoto, si leghino tra loro, fondamentale, e finiremo questo qui e andremo a schiacciare un po' così, no?
e si fonde, no? Ora qui vedete che manca ancora un po' di riso, si manca, raggiunge un po', poi ecco a questo punto qui, appena preso questo bel bollore, questo bel suono che fa, ecco, in questo momento andiamo a mettere la salsa di soia del Chianti Classic. Salsa di soia fondamentale nelle ricette toscane, non troppa perché sennò fa un casino e fa la reazione, no? Fondamentale, c'è un pasto veramente che non può sottovalutare. Poi abbiamo il pepe e la curcuma, ecco, si dà quel non so che di Marco Polo, non so che di Oriente, così vedi, tac, poi non si, e ci siamo quasi, cioè, voi lì non sentite l'odore, ma vi giuro se sentite l'odore pieno di quelle famine proprio, e poi saltare, ecco, questa è una cosa fondamentale, se uno fa saltare un riso lockdown, oh, ora passo un po' di odore, così, beh, a fiamma viva, la passo saltare, così, allora, meno, è bellezza. Ora qui peperoncino, allora qui abbiamo il peperoncino del collegiano, questo è un peperoncino di Colle Valdelsa, come tra l'altro la carne, questo è un peperoncino della fattoria del podere del mio amico, e qui voglio fare credito per il mio amico Ettore Magnani che ha fatto questo ottimo peperoncino dal piccante, pizzicante, ti fa venire un bruscino dove sono io, insomma. Senti qui. E andiamo a mettere una bella ingente quantità perché insomma qui ci va a fuoco, no? In questo modo anche se il pollo andava male, copre il sapore, copre ogni cosa, quindi da mangiare bene senza problemi, saltare, saltiamo un pezzettino di pollo, ma quello lo mangerà il gatto, dai, è così, contento anche lui, e il segreto è quando si è attaccato un po', no? Si è attaccato un po' sulla padella, no? E questo riso che si è attaccato con la salsa soia diventa croccante, soggiato, diventa proprio speciale. Io devo buttare al pollo. Allora, si va all'impiantaggio, ma vengo lì, perché qui praticamente ci vuole la luce viva, perché ci vuole la luce viva, non vi dico poi la bellezza di questo piatto, poi la bellezza della Toscana, non vi dico poi i colori della Toscana. Ecco, questo anche chi fosse vegetariano lo mangia, perché è veramente speciale. C'è un piatto che ti fa passare anche ogni, diciamo, vocazione etica o vocazione, insomma, alimentare. Ti fa sgarrare di brutto, ecco. C'è proprio l'odore che emana questo piatto, è proprio l'odore della Toscana, l'odore del benessere, l'odore della potatura degli olivi e l'odore del lockdown. Questo è il riso ai lockdown. Quando fra migliaia di anni mangeranno questo riso, diranno questo fu ideato nel periodo del lockdown. Dei lockdown. Oh! Eccoci qua. Allora ragazzi, se questa ricetta vi è piaciuta, se questo video vi è piaciuto, non esitate a mettere un bel mi piace, di piantare proprio il mi piace così, proprio pa, premelo forte per essere sicuro che arriva, no? Perché insomma io sono fatto il culo per la casa poi la prima, quindi ecco, voglio che questi video siano riconosciuti, boh, pizzicante, ma ce l'ho buttato al piccante. Insomma, vado alle ciance, allora se volete seguirmi su Instagram c'è il link giù, seguite per un po' di vibe giornaliero, no, insomma, tutto il giorno su Instagram, ci sono, ma insomma, un vibe, può essere settimanale o mensile, dipende un po' dalle situazioni, ma mi vedi in questo buio che c'è qua. Ok, questo è importante perché, allora qui c'è l'assaggio ragazzi, allora Instagram mi piace, iscrivetevi, fate tutto quello lì, perché io ho tentato di fare la ricetta un'altra volta a capo perché c'è da farlo per l'anglofoni, perché l'anglofoni in toscano non lo capisco, quindi... assaggiamone. Allora, prendiamo un boccone di pollo, sì, zac,
quello che cascava a terra, no? Assaggio quello che insomma, se è buono quello, è buono quell'altro. Soffiare, è importante che è caldo di quelli. Caldo un veranito, caldo un inferno. Questo è un bel riso, questo è proprio, senti proprio ti viene come mettere il lockdown, ecco. Ci vediamo, grazie mille. All right, here we are, in English once again, quickly, because I'm really hungry, I wanna eat it. So, this is the rice, the lockdown rice, invented during the lockdown 2020. To keep myself alive and keep myself, you know, strong and fit. Because, you know, I like to exercise and work out, if you saw the last video. And if you eat this rice one time a day, every day, you're gonna get shredded like this. If you eat this rice two times a day, every day, you're gonna get indeed shrimped as a prawn. So. Fire. So what we're gonna use is we're gonna use some coconut oil. Get it very crispy and nice. A bit more. This. And what you have spared in the finger, you just do like this. And you can, you know, put a little bit here on the beard like this, you know? Like this. Really good for the skin as well. When the oil is getting very nice and hot here, we're gonna put the chicken breast. Oh, I didn't mention this right now. I mean, I mentioned this in the Italian part, but this is called the lockdown rice. I'll say it twice now. Okay, anyway, doesn't matter. Lockdown rice. This is the lockdown rice. The one and only lockdown rice. Don't get you really ripped and just bad shape, bad shape. No? Like this, you know? The key part here is to make it very, very crispy. The chicken has to be crispy as a crisp. Very important to have a look. If you want to have it very crispy, you have to take a piece at a time, and it's not ready yet. It has to be very like golden. It's not ready, we have to wait. You know, the key thing to make a nice meal is patience. You cannot rush things. You only have to take your time. You know, even if you have a meeting, you just, I don't care, you know, a meeting can wait. If you have your girlfriend waiting for you, when you have to cook, you have to cook, you know, there's no girlfriend, you know, you cannot rush for the girlfriend, you know. Just have a look here. You come here, you see that it's not ready, it has to be very crispy, like this is good. So I'm gonna take it out like this. Perfect. At this stage, you're gonna put some salt, some good sea salt, a little bit on each piece. And if you wanna see that all pieces are golden on both sides like this, you make it jump a little bit. That's really important, make the chicken jump. The jump is good chicken, like this. Oh God! Yeah, you don't want this. You don't want this. The veggies,
We have a mixture of veggies, mixed veggies, and with some ananas, pineapple inside. Gives it like a nice sweet sour taste. Put it a little bit together here. You're gonna add, at this point, you wait a second that the two tastes combine together. Because you have to put the rice as well inside, but the two tastes of the chicken and the veggies has like, fuck each other. They have to combine, you know, the taste has to like come together, you know? Like this. You see? They jump, they have fun together, like this. Perfect. Now, you're gonna add the rice. This is some basmati rice, but you can also use jasmine rice. You're gonna wait a little bit. You can jump a little bit more like this, and at this point, when it reaches like the hottest point of the pan, like this, you can hear it. You have to feel it. You know, have to know when it's the right time. But you're gonna add some soy sauce, just a little bit. You know. Perfect. Then you're gonna add some pepper and turmeric. Some chili, red chili, spicy if you like, but I highly suggest to put it inside, otherwise it's not a real lockdown rice. Very important. The chili. And what you really want to do is that some of the rice sticks together with the soy sauce and creates this crispiness here. You know, this crispiness you see here sticks together with the soy sauce, makes it crisp. Now this point is ready. You know, you turn it off. Leave it sit a little while like this to rest, and then you're gonna put it on the plate. Yes, I mean, if you like this video, if you wanna try it, I highly recommend to try this rice. It's amazing, tastes good. If it's like fitness friendly, family friendly, every friendly, it's a really friendly rice, you know? And it tastes fucking good. And yes, if you like this video, please subscribe, hit the like button, and comment below, say what you think. And yeah, see you in the next video. Bye. So, meine lieben Damen und Herren, alles nochmal auf Deutsch. Ich hab so gut, du Katz und so, mich haben die Szenario.